Carrioli in mano, scaricano calcinacci sotto il sole, si mischiano ai tanti, tantissimi volontari. I profughi ospitati in questi mesi dalle strutture d'accoglienza padovane hanno deciso di dare una mano agli sfollati della riviera del Brenta, ai veneti messi in ginocchio dalla forza di un tornado che in pochi minuti ha spazzato via le loro case. Uniti nel dramma di una tragedia che per un attimo sembra cancellare le differenze e le polemiche. Tra i profughi accorsi a Mira e Cazzago, anche quelli ospitati dalla Casa dei Diritti Don Gallo di Padova. Aiutare, come sto là senza lavoro. E ho voluto venire oggi a aiutare la gente perché ho sentito che c'era un po' di cose distrutte, quindi volevo soltanto dare una mano. E dal padovano sono partiti anche un gruppo di profughi ospitati dalla cooperativa di Don Luca Favarin, il volto simbolo del movimento dell'accoglienza. Loro, quando hanno sentito questa notizia e hanno visto le immagini, e probabilmente in loro ha mosso nel cuore, nell'animo qualcosa, per cui hanno subito desiderato loro fare questa esperienza, quindi abbiamo creato quel minimo di contatti per poterli poi inserire in un gruppo organizzato. Don Luca racconta di come i profughi, alla vista delle immagini della devastazione della riviera del Brenta, abbiano subito voluto mettersi a disposizione per dare una mano a chi sta soffrendo per la perdita delle proprie case. Ha subito un trauma e ha vissuto un'esperienza drammatica e subito si mette in movimento e condivide con chi ha un'esperienza molto simile nello spirito del servizio e del farsi prossimo.